Sì, è vero. E non so se l'hai notato, lo facciamo proprio tutti. E visto che qualcuno me l'ha giustamente fatto notare, in questo video provo a rispondere al perché vengono usati i film per gli esempi. Dicevo che lo fanno tutti i canali che parlano di scrittura, andando a toccare l'argomento progettazione narrativa. E si analizza il protagonista di un film, il villain di un film, l'esperienza di morte di un altro film e ci si chiede: sì, ma noi si scrive libri, perché non fai che parlare di film? Per quattro motivi molto chiari che ora provo a riassumerti. E tu intanto, se vuoi, iscriviti al canale. 1. Il film è più breve e concentrato, più facile da cogliere nella sua interezza rispetto a una storia spalmata su 500 pagine, magari pregne di digressioni e riflessioni dell'autore, ed è più facile per me individuare gli elementi chiave all'interno di un film, ed è più facile per te verificarlo o anche solo ricordarlo. 2. I film durano meno, sono visivi e spesso restano nella memoria in maniera più forte. Inoltre, è molto più facile aver visto lo stesso film di cui parlo o andare a cercarlo e guardarselo in un'ora e mezza rispetto che non leggersi magari un libro in una settimana, due o quello che è. Magari parliamo di libri di 80 anni fa e i film invece di solito riguardano l'ultimo decennio, su per giù. E anche questa è una ragione molto pratica. Il numero si restringe. 3. Non c'è differenza tra libri e film per quanto riguarda l'uso di un modello narrativo, di un troppo letterario, di un espediente narrativo o il modo in cui guardiamo ai personaggi e ai loro obiettivi. La differenza è nel media e concerne più l'aspetto pratico, tecnico del come far arrivare la storia, ma non cosa questa contiene. Perciò, alla luce dei primi due punti, i film si prestano meglio dei libri. 4. I romanzi raramente sono buoni esempi, sono scritti male rispetto alle sceneggiature cinematografiche. Cosa voglio dire con questo? Che magari in un libro c'è un protagonista carismatico, ma il suo arco narrativo è lacunoso o inconcludente. Magari c'è un what if molto accattivante, ma poi la realizzazione non riesce a svilupparlo. Questo è dovuto a una molteplicità di fattori. Alcuni libri sono semplicemente molto vecchi. Alcuni sono brutti perché nascono in un contesto culturale che non dà valore alla qualità di una storia, ma ne dà di più allo stile comunicativo dell'autore o alla sua visione. Questi libri non hanno bisogno di avvincere con la storia, sono apprezzati per elementi diversi che non c'entrano con la narrativa in senso stretto. Il cinema è un terreno in cui si spendono un mucchio di soldi perché si fanno un mucchio di soldi. Oggi anche i videogame stanno raggiungendo queste soglie qualitative per la stessa ragione. Per questo viene fatto uno studio maggiore e le professionalità richieste sono molto più formate e capaci. Hai mai sentito, per esempio, di un team selezionato di gente che ha studiato una materia specifica in un'università mirata e che viene messa, strapagata, a lavorare alla stesura di un romanzo? No. Eppure i film nascono sempre da una storia scritta. E spesso scritta in questo modo. Poi, in fondo, non lo metto nei punti perché questo è un problema tutto mio, io non ricordo i libri che leggo. Ricordo che mi sono o non mi sono piaciuti e ricordo qualche personaggio, magari come comincia, ma molti dettagli sono persi nell'abisso oscuro della mia pessima memoria. Quindi, se dovessi usare solo i libri per i miei esempi, dovrei andare a rileggerli anche solo per verificare se l'esempio che voglio fare è presente o no. Ecco, e questo è quanto. Se hai voglia di aprire una discussione su questo tema, vai, scatenati nei commenti. Sono certo che siete in tanti ad avere qualcosa da dire in proposito. Alla prossima!